Allora, come un'industria calabre abbiamo sempre sostenuto la necessità di un sistema di mobilità e soprattutto di logistica avanzata fondamentale come condizione di contesto per creare sviluppo economico. Oggi qui a Roma abbiamo ascoltato dall'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato un piano di investimenti poteroso di 13 miliardi e 400 milioni, in cui ci sono due elementi che vanno, secondo me, sottolineati. Beh, il primo, la certezza dell'elettrificazione, e questa è una buona notizia, della zona ferrata ionica, che va quindi da Melito Porto Salvo in su. Sappiamo che, come abbiamo sempre sostenuto, c'è necessità che la zona ionica, anche un momentino periferica, per questioni legate alle infrastrutture, aveva assolutamente necessità di questa infrastruttura. È stato annunciato anche che verrà bandito subito i primi due lotti della 106, quindi questa è una buona notizia, perché non si tratta semplicemente di annunci, ma effettivamente sono state rese note, diciamo, i tempi entro il 2026 e le risorse. Credo che bisogna fare invece un passo in avanti, e quindi bisogna monitorare con grande attenzione quella che, insieme al Ponte sullo Stretto, è l'infrastruttura strategica più importante per la Calabria, che è l'alta velocità. Io ho visto che con il fondo complementare in questo momento si dovrebbe finanziare fino al tratto Padula-Bonabitacolo-Praiamare, dopodiché si stanno studiando quello che è il tracciato più consono per arrivare a Reggio Calabria, e poi bisogna trovare nuove risorse.